per andare a creare un oggetto condiviso, ho lavorato sulle sue emozioni, ma gli sto dando completamente un altro tipo di esperienza rispetto a lei. Se io mi ci mettessi a giocare mi sono fottuto. Confermo che il benessere è assolutamente una situazione molto, molto, sempre molto dinamica. Noi lavoriamo invece sui controlli, sugli autocontrolli. Questo libro non va mai in vita, se si presenta, si comincia a perdere anche importanza. Oddio, sono la pace. Quindi, cattivo come sono io, dopo 15 birre, nel senso che assolutamente è entrato in questa dimensione qua. Non lo controlliamo mai, vedete che è andato via. Non vale neanche esercitare un richiamo, perché se esercita un richiamo attivo, il nome, il suono, qualunque, già il fatto che io parli, cosa crea il problema? Io lo devo fare per questo coppia. Su un iperattivo non devo andare a lavorare su un richiamo, vado a creare delle condizioni io prossemiche. Oggi lo dicevamo a lezione, su un operativo lavoro in una camera di barbarico normalmente, non in questo casino qua. Perché queste situazioni le devo ricreare, devo molto enfatizzare quello che fa. Faccio conto è a lei. Che cosa chiediamo anche ai volontari, nonostante che noi siamo educatori? Chiediamo sempre, se tutti quanti vi proponete quella roba lì, prendi, stanno fissi, uno, faccio io questo. Quindi che cosa chiediamo? Da un evento di calma lo riportiamo su una esperienza, quindi un'altra persona che fa la stessa cosa. Quindi ti prendi il legnetto, lo chiami e lo fai. Alla fine, dentro il casino, lui deve riprodurre la tranquillità, che è più comoda. Mi rigidisco, tendenzialmente adesso il cane dovrebbe andare dall'altro a riprodurre la stessa cosa. Stiamo creando un atteggiamento di prosocialità, il cane sta trovando degli equilibri emozionali diversi dalla rappresentazione che ha trovato. Questo è un evento, lo portiamo avanti per un po', questo cane smetterà di avere il movimento circolare e comincerà a dire, beh, la vita può essere anche fatta di calma.
Gliela blocco per posto forzato, queste cose si fanno poi. In 15 giorni. Voglio ritornare a lavorare, riattivo il casino, o beve addirittura, no? L'ho fatto da solo. Mi è chiaro come linea di principio. Dopodiché questo è il mio stile, lo fa un altro, come dicevo, non importa. L'obiettivo è quello, dico, di un iperattivo, di non andare a giocare su la proposta dove vado a chiudere. Non vado assolutamente mai a chiudere, vado semplicemente a ricollocare. A livello di frustrazione, l'attivazione del gioco non è che va negata. Perché se io questo glielo inibisco, le sue attività devono essere assolutamente portate da qualche altra parte. Quindi questo strumento, che era la situazione che lui mi ha dato, gliela ripresento, e questo era il suo modo per fare delle attività, e se ci stanno, le oriento. Dopo ripeto, è un cane che in questo momento, secondo me, è anche caldo, è un cane che è arrivato da lì, è un cane dentro una parata di gente, è un cane che rispetto a un lavoro serio che dobbiamo fare con un cane così, e dovremmo lavorare molto col verbale. Figlio, provare a dargli lo straccio. Con lo straccio diventa matto? Può essere che no adesso. Vieni a mordermi. Ma mordi bene. Non mi sono lavato i denti. Okay. Vedete che lo faccio partire. Faccio le buche. Ma dove sei? Stefano, voi avete lì qualche iperattivo di alto livello? No, l'hanno. Di alto livello. Che andrebbe se lo facciamo qua? Ma sì, sì, io chiaro l'iperattivo. Vabbè, Osvaldo... Al basso lo sa. Nel senso che è uno che salta anche su. Cioè, lui è uno di chilo anche, magari, cioè... No, ma fai che entra in proprio... No, vabbè, no, Osvaldo più che altro l'ho portato adesso mezz'ora a passeggio con la sala. No, se vuoi dire... Però l'Alan sì. Allora, fatemi, non mi interessa, bravo cattivo, che cosa pensate di questa cosa qua. Tiriamo fuori le nostre esperienze, perché solo queste ci arricchiscono. Se no sono... Cosa avreste fatto voi se io non lo conosco questa cane? Simo mi ha costato lo straccio perché partiva proprio sullo straccio. Perché di solito lui quando sei lì si alza... Però adesso secondo me figlio è anche diversa luce, poi sì, il discorso che si è fatto con lui quando è arrivato, almeno loro che lo conoscono, lui è arrivato, non stava per un attimo, usava la bocca, entravi, ti prendeva e tutti hanno lavorato su quello che è non aumentare questo. Lui adesso quello che fa quando arriviamo per riuscire a interagire un po' perché c'è voglia, ti prende lo straccio anche gli altri box, inizia a tirarli, se le porta in giro, poi si presenta, tu tocchi uno straccio lui. Però è vero che non è che si è lavorato perché abbiamo detto lavoriamo su, abbiamo chiesto a tutti di avere un atteggiamento più calmo possibile con lui. In effetti poi adesso lui è molto più gestibile, ma non perché prima non era gestibile, perché prima ce l'avevi addosso, in più sbava. Schifo. Però vi dico, oggi per chi lo conosce è una situazione molto piacevole. Per questo ci dà anche l'idea che adesso Simon può essere magari adottato anche da una famiglia che non dico che non ha mai avuto cani, però che magari non è abituato, perché comunque è un cane vedi. Nella fase iniziale ti mordeva. O posso pensare anche ai cani che ti graffiano o magari ti montano anche perché sono carichi di energia. L'indifferenza non è sempre una